nuovo appuntamento insieme, un contenuto speciale, anche perché i recenti fatti di cronaca ci riportano e hanno riportato anche un sacco di voi a ripensare ai nostri contenuti passati con Rino Gaetano, anche perché con la vicenda di Maurizio Costanzo il mondo si è veramente in qualche modo diviso in due sui social, in chi si sente orfano di una figura che televisivamente lo ha accompagnato per tanti anni e chi invece, oltre all'apparenza, alla luce della ribalta, può anche leggere in chiave alternativa chi è stato davvero una persona. Per far questo io ho rinvitato un amico, mi fa un sacco avere il piacere di condividere con voi. Bruno, bentornato, come stai? Grazie Gianluca, un saluto doveroso a te e alle spettatrici e agli spettatori che ti seguono in maniera, direi, fideistica, giustamente. Ecco, dicevamo, per capire bene una persona bisogna vederla non quando legge un copione, bisogna vederla quando per qualche ragione saltano un po' gli schemi, cadono le maschere e si viene fuori la persona che è in realtà. Il caso di Maurizio Costanzo, con questa celeberrima intervista che gli fece, che ripercorreremo insieme a te. Quindi, chi è davvero Maurizio Costanzo? Lo ha lasciato intravedere in un'occasione dove ha perso un po' la calma, ha perso la sua aplomb e in qualche modo era parecchio infastidito. Ha voluto mettere in difficoltà Rino Gaetano con minacce velate, un po' come sfottò quasi, con ironia, con superficialità, con superiorità, insomma il peggio del peggio delle qualità umane, fra l'altro verso un ragazzo di soli 30 anni. Quello è stato proprio il re è nudo, quella è stata la pistola fumante. Lì si è, ecco, esattamente qua. Quindi di fronte a Susanna Agnelli, che comunque in quell'occasione è stata una signora, perché non ha voluto infierire, ha cercato anche quasi di rimettere a proprio agio Rino. Invece io partirei da qua, se ti va la vediamo e poi commentiamo insieme spiegando bene che cosa abbiamo visto. Vai Mesbet in regia. E lo andiamo a vedere insieme questo filmato di cui abbiamo visto anche solo. Meglio vederlo prima, sì. Vediamolo. Abbia pazienza, avanti. Avanti. Vieni avanti, Rino Gaetano. Signora, lei forse non lo conosce. Questo giovanotto con abito da cerimonia, presentati alla signora. Ecco, posa il cilindro. Questo giovanotto, questo è il microfono. Ecco, è un cantautore. È un cantautore, L'ho si chiama. visto, infatti, l'ho visto alla televisione, no? Ah no, credevo che fosse riconoscibile già come cantautore, no? Assolutamente. Ecco, questo giovanotto si chiama Rino Gaetano, è un cantautore che fa canzoncine ironiche, così scherzose, scanzonate. Ne ha fatta una che quest'estate ha avuto un certo successo, si chiama Non te rega, fa degli elenchi di nomi. Ha fatto un elenco di nomi nel quale sono coinvolte una serie di persone, ci sono anch'io, eccetera. Io pensavo, tanto per cominciare in maniera diversa, non l'ha mai sentita questa Non te rega più? Ah, l'ha sentita già. Quindi vabbè, è una sorpresa che abbiamo mancato. Sei troppo noto, Gaetano. Ma capirai, i miei figli ogni volta arrivavano a casa, mamma, non sai, c'è un disco, senti, senti, non ti regga più. Ecco, quindi anche i suoi figli le dicevano non te regga più. Vabbè, comunque forse c'è qualche ascoltatore che non l'ha sentito. In modo simpatico, spero, sì. Cioè, in modo simpatico chiedevano non te regga più. No, non si fanno le canzoni aggressive poi chiedendo scusa alle persone. No, dico in modo simpatico, dico per i figli, perché i figli chiaramente l'avranno preso come un fatto abbastanza simpatico. Comunque adesso che va bene, allora dalla regia ci mandano la base di questo non te regga più. E vabbè, io per la cronaca un pesce ha tentato il suicidio durante questa canzone, ma deve essere un fatto fra pesci, voglio dire che non c'è. L'ha sentita quindi Sì, l'avevo sentita, ma mi dispiace che non ci ha fatto il pezzo quando fa Berlinguer, partito perché di. lei avrebbe Non sono preferito, partito. lei avrebbe preferito il pezzo di Berlinguer. È un fatto politico, signora? È una. No, ma Vabbè, noi possiamo semplicemente attrezzarci con la regia, probabilmente. Non so. perché Se la quel regia pezzo mi può sembra molto recuperare carino. l'altro pezzo di base. No, è un fatto politico, signora. Lei amava di più quella parte lì di Berlinguer. Nel frattempo, tu volevi rivolgere qualche Ma domanda? io volevo fare solo una cosa, visto che in pratica questa canzone, come
cioè si nota, è uno spaccato, un profilo di vita italiana, cioè un'Italia che non si regge più, assolutamente. Ecco, io l'ho inclusa fra i personaggi notabili di una certa Italia, o Italietta, chiamiamola come ci pare, e quindi l'ho inclusa nei vari, nella famiglia Agnelli, che è una delle famiglie notabili italiane. Ecco, lei come rampollo piccolo di fronte al, all'avvocato, di fronte a Umberto che è senatore, ecco, lei come si sente? Se, allora, signore deputato, Gaeta, stai andando bene, è deputato, non è che il senatore è più di un deputato. No, però nel partito Fiat. No, dicevo, ecco, lei si sente coinvolto in questo spaccato italiano? Lei si sente di far parte di, come, di essere una parte rappresentativa di questa Italietta, insieme ai suoi fratelli? Beh, una parte sì, temo di sì. No, allora è giusta la canzone, ecco. Ma perché Italietta, tu la chiami Italietta? Ma Italietta perché è tutto approssimato qui, qui in Italia, tutto molto approssimato. Qui in Italia, vedi, io ho notato una cosa, qui in Italia non si riesce neanche a fare gli scandali seri. Cioè, tutto finiscono prima? Sì, sì, proprio. Beh, alcuni scappano, voglio dire, non si tratta di, alcuni sì. C'è una fuga continua. Però è Italietta, il concetto di Italietta, lei che ne pensa? No? O no? Beh, io credo che se fossi al posto suo farebbe la stessa canzone. La stessa cosa. Farebbe la stessa canzone. Ma tu chi reggi? Invece non potresti fare un versante positivo per vedere le persone che reggi? Questa qui è una domanda che mi hanno fatto in cinque. Cioè, forse non lo so, forse non reggo nessuno, nel senso che non reggo neanche me stesso, perché tutto sommato quando mi guardo allo specchio con questi pedicelli che ogni tanto mi trovo in faccia per via che la sera bevo troppo, queste cose qui non reggo neanche me stesso. Il momento che non reggo me stesso. Sei portato all'alcol come tendenza? Domanda. No, no, assolutamente, no. Anzi, non sono neanche astemio, nel senso che qualche grappin lo bevo, però alla fine non reggo neanche me stesso. Se come figura non reggo me stesso, non reggo neanche le persone che sono coinvolte con me. Cioè, c'è da dire che non è colpa degli altri se tu non reggi te stesso, se vogliamo. No, assolutamente, ecco. Infatti è colpa mia. A che punto è, se c'è questo recupero dell'altra per accontentare la signora Agnelli? Sentire questa posso fare l'interpretazione? Il nostro è un partito non serio. Sia se un segno di intelligenza dalla regia, noi possiamo, o se no la diamo per ascoltata, non fa niente. Perché non ci sono Berlinguer e Fanfani? Io faccio, sì, faccio Berlinguer che dice il nostro un partito serio e Fanfani che dice mi sia consentito dire da buon toscano. Caro Gaetano, non si trova la base. Vabbè, allora io vi lascio. Non si trova la base, ecco, ringrazio la signora Agnelli. Ha avuto molto successo la sua canzone, vero? Devo ricordare il microfono. Sembra di sì, cioè sembra che non te regga più, è diventato un po'. Ecco, io spero tantissimo che ha bisogno di pubblicità, insomma. No, dicevo, non per un'offesa alla signora Agnelli, voglio dire, per un fatto di... No, nel senso per fare pubblicità al disco, è chiaro. Sì. Gaetano, riprendi questo oggetto da cerimonia con il quale sei entrato. Grazie della tua partecipazione. Arrivederci. Ciao. Tante cose auguri, eh? Quella è la porta. Beh, poi c'è l'unica, quindi non credo che... Bene. Ecco, quindi è una parte del filmato, ma diamogli anche una connotazione. Ho voluto far vedere anche proprio perché... La PNL, no? Le espressioni del viso, il tono della voce, lì si è svelato qualcosa. Bruno, spiegaci un po' che cosa abbiamo visto. Diciamo che è molto interessante il cuore del filmato che abbiamo visionato, anche per motivi anche di censura, talune parti del filmato non sono in realtà disponibili online. Maurizio Costanzo fa un'operazione fatta di più elementi. Tutti questi elementi sono finalizzati a denigrare Rino Gaetano. Innanzitutto con il tono della voce. Se notate, anche se ribadisco non è tutto il filmato, usa un tono di sufficienza che spesso sfocia nella quasi arroganza, rivolgendosi a Rino Gaetano, ed è un primo motivo di sminuizione della figura umana e artistica di Rino Gaetano. Altro atteggiamento che si nota in Maurizio Costanzo, oltre al tono appunto della voce, è il contenuto di quello che dice. Ad esempio, quando dà il microfono a Rino Gaetano, quasi che Rino Gaetano fosse una persona non perfettamente capace, ecco, questo è un microfono, dice, questo
e gli dai il microfono. In più dice, è un cantautore che si è limitato a leggere le pagine gialle. Come è noto, le pagine gialle era l'elenco telefonico delle persone munite di apparecchio telefonico, appunto. E quindi i nomi che Rino Gaetano fa in Nun te regge più le sminuisce e le ridicolizza come contenuto, dicendo tu hai preso l'elenco del telefono e hai messo a caso dei nominativi. Altro modo ancora per sminuire Rino Gaetano e cercare di accaparrare, come dire, l'attenzione e anche la valutazione di Susanna Agnelli in questa opera di demolizione. E qua sbaglia Maurizio Costanzo, perché l'Agnelli, che è una donna molto intelligente e che forse ha capito che di fronte ha un grandissimo artista molto intelligente che con risposte ben assestate rischia di dare, da un punto di vista figurato, un cazzottone, insomma, a Maurizio Costanzo, non sta il gioco. Però Maurizio Costanzo tenta di coinvolgere la Susanna Agnelli dicendo ma lei lo conosce, lei l'ha sentito, e paradossalmente Susanna Agnelli dico sì, lo conosco, le canzoni che fa, la canzone che ha fatto in particolare Nun te regge più la conoscono i miei figli e l'apprezzano. E poi quando c'è questo tentativo continuato, reiterato e continuato di Costanzo di coinvolgere eventualmente la Agnelli per farla parlare male di Rino Gaetano, addirittura l'Agnelli dice io al posto di Rino Gaetano forse avrei detto le stesse cose. Quindi vedete vari piani di denigrazione portati in essere da Maurizio Costanzo, che però falliscono miseramente, e il conduttore senza collo fallisce miseramente questa opera, chiamiamola di sminuimento e di denigrazione. Ora facciamo un passo indietro, perché vi spieghiamo anche il perché era così stizzito, come mai era così innervosito. Intanto sarebbe poi carino capire se in realtà aveva architettato come sotto forma di vendetta questa ospitata, o se in qualche modo era una promozione magari dovuta, una comparsata, un cameo voluto magari da qualche altro autore a livello televisivo. Ma quello che ha fatto proprio arrabbiare Maurizio Costanzo è proprio questa fantomatica canzone Nun te regge più, che in realtà secondo me è anche scandaloso come è stata presentata dalla serie televisiva, dalla fiction su Rino Gaetano, dove in realtà voleva essere un nonsense, no? Rino Gaetano è sempre definito nonsense, quasi come a voler togliere in qualche modo la responsabilità o il senso profondo di quello che raccontava. Ma prima di vedere come è stata raccontata da questa fiction, serie, non so neanche come chiamarlo, della Rai, andiamo a vedere invece i fatti come stanno. Quindi come nasce Nun te regge più e cosa dice quella canzone che ha fatto tanto arrabbiare Maurizio Costanzo, poi che veniva nominato in uno di quei nomi che lui fintamente dice a caso le ha prese dagli elenchi del telefono. Invece cominciamo col dire che i rapporti tra Rino Gaetano e Maurizio Costanzo cominciano ad intrecciarsi addirittura nel 1974-75. Rino Gaetano, assieme al caro Bruno Franceschelli, caro amico Bruno Franceschelli, vuole portare una rappresentazione teatrale ad un teatro di Roma, ove svolgeva l'attività di direttore artistico, guardate un po', Maurizio Costanzo. Sta di fatto che questa rappresentazione ispirata a Pinocchio di Rino Gaetano e di Bruno Franceschelli all'ultimo momento salta, perché sotto sotto evidentemente il direttore artistico Maurizio Costanzo non dà il placet definitivo per questo tipo di rappresentazione. Ed ecco, già prima quindi del 1978, perché Acquario, la trasmissione relativamente al quale avete mandato il filmato è del 78, quindi già nel 74, agli albori del 75, succede questo primo attrito tra Rino Gaetano e Maurizio Costanzo. Altro elemento molto interessante è che è vero che Rino Gaetano nomina Costanzo in Nun te regge più, e sicuramente, come hai detto tu,
e come si può dedurre non era un elenco telefonico, perché in realtà in un Tereghe più Rino Gaetano inserisce pure altri nomi che vennero censurati, alcuni però riuscì ad inserirli. Addirittura voleva inserire Ventriglia, che forse è un cognome che oggi dice pochissimo, ma era uno dei banchieri più potenti d'Italia in assoluto, così come voleva mettere il nome di Colombo, più volte ministro, così come poteva, addirittura voleva mettere pure il nome di Licio Gelli. Questi nomi vennero scartati dalla casa discografica e quindi non dire che più già nasce Monca, ma vi è di più. Lui non voleva portare a Sanremo nei primi mesi del 78 Gianna, che fondamentalmente è una canzone che rapportata ad altri testi gaetaniani dice qualcosa ma dice molto meno, ma addirittura voleva portare proprio Non te regge più. E il manager e caro amico di Rino Gaetano, Ezio Radaelli, era un gran maestro di una loggia potentissima massonica di Roma, la loggia Lemmi di Roma, Adriano Lemmi di Roma, ed era una costola, tra virgolette, della P2. Quindi Rino Gaetano era pienamente a conoscenza che Maurizio Costanzo e pure altri personaggi dello spettacolo erano in realtà, oltre che persone dello spettacolo, dei massoni in logge potentissime. Maurizio Costanzo evidentemente sa o ha intuito che l'artista conosce questo tipo di circostanza, queste consorterie massoniche che girano attorno, insomma, al mondo dello spettacolo, ed evidentemente cerca di denigrarlo e di sminuirlo. Come abbiamo visto, non ci riesce. Rino Gaetano in un'altra canzone successivamente dirà alla faccia di Maurizio Costanzo, questo per dire che il concetto che ha l'artista crotonese del presentatore, dello sceneggiatore, insomma dell'autore anche televisivo e giornalista, non è propriamente apologetico, non è propriamente positivo. E a sua volta però Maurizio Costanzo ritengo che si vendicherà in maniera perfida con un articolo misterioso della Stampa di Torino, che tu pure in altre interviste con me hai richiamato, perché è un articolo dove l'autore non si firma per esteso, però dove in maniera inequivocabile le due iniziali M.C. guardate un po' coincidono con quelle di Maurizio Costanzo. All'epoca in pieno fervore giornalistico, collaborava con la Stampa, collaborava con altri giornali e quotidiani molto importanti, e tra l'altro in quei periodi, a cavallo tra la fine degli anni 70 e inizio anni 80, vara un giornale, un quotidiano, L'Occhio, che per la verità non ebbe grande fortuna, e per fortuna aggiungo io, un giornale che però ha abbassato il livello informativo della Stampa italiana mutuandolo dei quotidiani inglesi, e quello che non è riuscito in parte con i mass media. Purtroppo Maurizio Costanzo, assieme alle varie consorti succedutesi nei quinquenni, ha fatto nella TV, abbassando la qualità dei programmi in una maniera vergognosa. Ecco, fra l'altro prima abbiamo mostrato, chiedo alla regia, proprio anche i nomi citati in Non te regge più, perché quello è indicativo. Sia Susanna Agnelli, e fra l'altro Rino stesso dice magari può piacere ai suoi fratelli, inteso sì, sotto più chiavi di lettura, quindi sì. Cazzaniga, fra l'altro proprio Cazzaniga, se vuoi poi sì, ci soffermiamo anche su Cazzaniga, perché sì, c'è un video che non si trova più su YouTube di un'esibizione live, quella famosa con le maschere, con le foto, personaggi, e c'è un modo in cui Rino Gaetano si gira verso la telecamera e pronuncia Cazzaniga che non dà senso ad equivoci. Lo stesso video viene stato sostituito con quello di questa, non so se è un film, una serie, dove c'è questo attore che interpreta Rino Gaetano, e oltre l'incipit dove fa vedere che tutte le sigle iniziali, che palesemente sono della politica italiana, in realtà l'attribuiscono a un
un senza tetto, un fuori di testa che dice delle cose a caso e lui le campiona quasi per farci un pezzo, ma proprio viene ricreato lo stesso videoclip, sempre con le foto di cui compare anche proprio quella di Costanzo, e Cazzaniga è detto veramente in senso nonsense, cioè quindi hanno ricreato togliendo le sottolineature e gli elementi importanti di quella canzone, quindi quel film o serie TV, non so se in una puntata o in più puntate, è stato fatto al solo scopo di mettere una toppa per cercare di dare e di essere fautori loro di una verità e sminuire, togliere significato proprio al senso della canzone stessa. Quindi già su Cazzaniga io ho voluto fare questo inciso, adesso arriviamo da te, e poi ci sono tutti gli altri nomi, quindi l'andiamo anche a rimettere, chiedo scusa nuovamente alla regia, anche gli altri nomi di cui stiamo parlando, adesso l'andiamo a rivedere, perché è un elenco niente male, eh? Quindi già Cazzaniga, adesso ce lo spiegherai, Avvocato Agnelli, Umberto Agnelli, Susanna Agnelli, ed è lì che sì. Costanzo ha tentato il colpo gobbo, e anche senza collo, e poi c'è la parentesi calcistica, Gianni Brera. Assolutamente, e corrisponde a realtà la tua analisi nella domanda e anche nelle riflessioni che accompagnano la domanda stessa. Cominciamo col dire che Cazzaniga, Vincenzo Cazzaniga, era un manager nell'ambito petrolifero e dell'ambito petrolifero. Tra l'altro era pure dietro finanziamenti che a Vinizio foraggiavano l'iniziativa editoriale di Maurizio Costanzo, L'Occhio, perché L'Occhio era finanziato da ambienti legati anche al mondo del petrolio e ambienti fortemente legati, è inutile sottolinearlo, ai grembiuli della massoneria. Cazzaniga, che in maniera coraggiosissima evoca Rino Gaetano, e tu e Giovane Mesbet, insomma, la regia, avete fatto benissimo a mettere il testo della canzone, viene nominato nell'ambito dei manager, quindi viene nominato con gli Agnelli, con Pirelli e con Monti, e viene non a caso scelto come primo nome, meglio ancora cognome, dopo che cosa? DC, Cazzaniga, dice poi in maniera molto, come dire, molto dirompente nel filmato che poi hanno censurato ed è scomparso. Perché? Perché Cazzaniga, Vincenzo Cazzaniga, quando diventa presidente, amministratore delegato della Esso Italiana, che poi è la branca della Exxon americana statunitense, sovraintendeva a un giro di mazzette, di tangenti sotterranee, che la CIA e ambienti americani DC, Cazzaniga, indutere che più, ancora una volta, per l'ennesima volta, Rino Gaetano dimostra di svelare e di anticipare un segreto che poi diventerà una verità giudiziaria, ma solo quando Rino Gaetano purtroppo non c'è più. Quando lui canta la canzone, indutere che più, non lo sa nessuno, lo sanno solo ambienti riservatissimi della politica e dell'intelligence. E quindi l'inserimento in un tereghe più di quattro volte DC, Cazzaniga acquista un significato incredibile. Tra l'altro Vincenzo Cazzaniga all'inizio nega e poi dice, ammette in maniera esplicita che effettivamente nell'ambito della Exxon americana vi erano finanziamenti segreti, occulti e anche illeciti, perché il finanziamento dei partiti non lo prevedeva la legge, a favore della DC. Lui dice che questo sistema comunque era un sistema pregresso e che lui si era limitato, tra virgolette, ad assistere a questo processo tangentizio, ma non era lui l'artefice. In ogni caso, quindi, conferma pienamente questo flusso di denaro nelle casse della DC di provenienza CIA e di provenienza americana. Vedete, Rino Gaetano sapeva. Come lo sapeva, l'abbiamo detto tante volte, ho documentato nei miei saggi, nei miei testi, che amici strettissimi di Rino Gaetano erano esponenti di spicco e ben inseriti del mondo della intelligence, dei servizi segreti. Ecco, quindi questo è stato un nome
fondamentale, hanno sì. cercato di fare poi altri depistaggi. In tutta questa serie di nomi, il fatto dei fratelli, ovviamente sì. lo abbiamo raccontato spesso, come Rino Gaetano in realtà abbia in un altro testo svelato ante litteram quello che era poi la sede della P2, di cui anche in questi giorni ai più attenti non sarà sfuggito, è stato ribadito più volte l'appartenenza di Maurizio Costanzo proprio alla P2 di Licio Gelli. Quindi era proprio anche lì, era stizzito anche per questo, ma anche lì in quegli anni lo sapeva Maurizio e il pubblico da casa non capiva. Fra l'altro ci fu anche una minaccia velata in cui, tentando di fare del black humor, per non dire una minaccia vera e propria, disse, visto che la trasmissione si chiamava L'Acquario, lui disse fra l'altro un pesce è anche morto. Sì. Quindi anche questo sì. col senno di poi è inquietante, o è una minaccia o è un black humor riuscito male, ma io propendo un po' di più per la minaccia. Ma è plausibile, poiché magari con l'alibi e col confezionamento di una pseudoironia surrettizia, il messaggio di un'ostilità fortissima di Maurizio Costanzo nei confronti di Rino Gaetano emerge proprio con chiarezza, anche materialmente, nel corso della intervista che voi in parte avete trasmesso, appunto la puntata di Acquario del 1978. Ma a proposito dello sceneggiato nel quale si annacqua così il riferimento a Cazzaniga, va detto pure che in quello sceneggiato vi è una pseudo conferenza stampa, dico pseudo perché è falsa, è una ricostruzione falsa, durante la quale Rino Gaetano e l'attore molto bravo che lo interpreta, ma al di là della bravura dell'attore, lo sceneggiato veramente è pietoso. Io per esempio ho delle amicizie strettissime con Franco Pontecorvi, che purtroppo è deceduto qualche settimana fa, strettissimo amico, addetto diciamo agli spettacoli, e con Domenico Messina, che erano i due amici assieme a Rico Carnevali che frequentavano più Rino Gaetano, e hanno detto che quello sceneggiato è completamente falso proprio dall'inizio alla fine. Ebbene, a proposito di falsità dello sceneggiato Rai su Rino Gaetano, pseudo conferenza stampa per Sanremo. In questa pseudo conferenza stampa Rino Gaetano dice che il Festival di Sanremo è come un ordine massonico. Dicendo questo uno si meraviglia pure, ma come, lo sceneggiato della Rai che pone l'accento su una faccetta così delicata, ove parlare di massoneria sembra quasi un tabù, ma non a caso organizzano una pseudo conferenza stampa, perché i giornalisti durante lo sceneggiato, quando l'artista parla di massoneria, ma non è vero, eh? Cioè lo pigliano in giro. Quindi una frase molto importante, molto probante, molto coraggiosa di Rino Gaetano viene inserita nello sceneggiato per poter essere sminuita. In realtà lui non disse questa locuzione, il Festival di Sanremo è come un ordine massonico, nel corso di una conferenza stampa, ma lo disse nel corso di un'intervista con un singolo giornalista, Manuel Insolera, e certo Manuel Insolera riportò questa dichiarazione, non lo prese in giro affatto, per dimostrare anzi come fosse coraggioso Rino Gaetano. Del resto, non dimentichiamo che tra le tantissime cose interessanti che Rino Gaetano narra e svela nelle sue canzoni, vi è pure il riferimento al santo vestito d'amianto. Il santo vestito d'amianto è un riferimento incredibile, formidabile, con un nome segretissimo che pochissimi conoscevano, ed Eugenio Cefis. Eugenio Cefis, presidente della Montedison e della ENI, addirittura era il co-capo della P2, poi emerso assieme a Licio Gelli, aveva fortissimi interessi sul Festival di Sanremo. E quando Rino Gaetano, oltre a parlare di santo vestito d'amianto, e quindi dimostra di conoscere in maniera incredibile il nome in codice di Eugenio Cefis, poi successivamente alla partecipazione dice che il Festival di Sanremo è come un ordine massonico, il cerchio si chiude. Vedete, questo artista coraggioso, bravissimo, che scompare a 30 anni, quante cose conosceva e quante cose instillava in maniera coraggiosa nelle sue narrazioni musicali.
Fra l'altro faccio anche un inciso. Il pezzo più eclatante dell'intervista, io la metto sotto forma di casualità, però sarò complottista io, ma io ho imparato che nulla accade per caso. Apparentemente il pezzo più eclatante che proprio YouTube non fa caricare appartiene ad un, guarda caso, un gioco televisivo in cui quella scenetta è stata presa da questa trasmissione di Rai 2 e chi ha depositato questo gioco di cui in realtà non si capisce l'utilità, Luca Bizzarri di Luca e Paolo, fra l'altro personaggio che si sta spendendo molto, fin troppo, nella propaganda delle contro... Esatto, quindi sarà un caso? E allora saremo complottissimi. Ma sempre lui, quello che dà la voce a Zelensky, quello che ormai non fa più il comico, fa solo propaganda, si spende solo per l'Ucraina, si spende per primo a far vedere le patatine a forma di, anzi non a forma purtroppo, con farine di insetti. Ecco, tutto ciò che è la propaganda più becera c'è di mezzo lui. Guarda caso hanno usato quel pezzo in un pseudo gioco televisivo per cui la Rai come se ne detenesse i diritti e non si può pubblicare. In questo modo, guarda caso, ha messo in difficoltà magari anche noi e tutte le persone che avrebbero giornalisti, certo. Determinate, a questo punto, determinate fonti storiche, perché sono dei documenti preziosissimi, perché si vuole fare una sua idea. Io non voglio, ovviamente io la mia e non la nascondo, ma non voglio che la gente prenda per buono ciò che diciamo noi, ciò che dico io, ciò che dice Bruno, che sia di spunto per fare le proprie ricerche e possono giungere alla stessa conclusione o conclusioni simili. Però anche questo, chiudo la parentesi, è un fatto curioso in cui anche lì cercheremo magari poi più avanti di approfondire. Però ora prendetelo così, come una storiella alla facciamo finta che... Prima ho nominato la serie della P2, se vuoi così anche la gente può ricercarla da sé, quando, in quale canzone, a che punto e dopo quanti anni da quando è stata fatta la canzone si è capito il riferimento. Sì, il riferimento alla sede in un brano tutto sommato neppure conosciutissimo rispetto ai grandi successi di Rino Gaetano. La Zappa, il rastrello, il tridente, la vanga, c'è un titolo lunghissimo. Io diciamo, abbrevio, facendo riferimento alle prime tre elocuzioni che lui usa per il titolo, la Zappa, il rastrello, il tridente, e parla di uomini potenti, di signore ingioiellate che giocano a carte. Le carte, vabbè, sono il simbolo del potere, le carte che possono rappresentare delle nomine, delle decisioni. E poi parla appunto della mansarda in via Condotti. Lui ne parla intorno al 76-77, quello è l'anno di formazione del testo precipuo, perché poi molte canzoni di Rino Gaetano le ha scritte pure in età giovanile, però poi le reinterpreta e le reintegra come locuzioni in anni successivi. Quindi nel 76, vuoi ti leggo 70... proprio il pezzo, ti leggo proprio, sì, il pezzo, eccolo qua. Vecchi solai, sì, ciminieri, lavatoi al decimo, sì, piano, fumo che sale, sì, paradiso, sì, gli angeli cadono giù, la zappa, il tridente, rastrello, la forca, l'aratro, il falcetto, il crivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga, una mansarda in via Condotti, moquette, plafon, cassettoni. Quindi, come vedete, in questo testo fa una locuzione proprio di tipo geografico ed inequivocabile. Ebbene, Rino Gaetano nel 76-77 parla di questo, oramai è deceduto perché purtroppo, come tutti noi sappiamo, muore il 2 giugno del 1981. Licio Gelli, molti anni dopo, nel 2010 addirittura, quindi 30 anni dopo che è deceduto Rino Gaetano, confessa che la sede principale segreta della P2 era una mansarda all'ultimo piano in via Condotti. Vi è di più: da indagini della Procura di Milano emergerà, ma sempre quando Rino Gaetano oramai non c'è più, e questo dimostra ancora una volta la sua grandezza, il suo coraggio e anche la sua conoscenza di fatti inequivocabili, Licio Gelli ed Umberto Ortolani, che era un avvocato che era una sorta di braccio destro di Licio Gelli, quindi capo della P2, aggiungo, assieme a Cefis,
venivano chiamati negli ambienti massonici e anche nella loggia, nella sede di Roma, indovinate un po' come, i due di Via Condotti. E Rino Gaetano parla di una mansarda in Via Condotti. Questo per sottolineare quanto grande fosse stata la sua opera di divulgazione, fatta di elementi inequivocabili che non potevano essere frutto del caso, perché il caso poteva accompagnare magari il contenuto di una singola canzone o di una singola strofa di canzone, e invece tutte le canzoni praticamente di Rino Gaetano contengono mirabili riferimenti a fatti di rilevanza politica, spesso fattacci di rilevanza politica, che rimanevano segreti in un'Italia dove il potere democristiano soprattutto, succube degli Stati Uniti, faceva tutto il contrario di tutto. Ritorniamo anche sul testo di Non te regge più, perché si parla anche di P38 e la spiaggia di Capocotta, e anche lì il riferimento rabbrividisce. Sì, diciamo Gianluca che dopo che ho pubblicato oramai sono 11 anni circa che è uscito il mio primo libro, appunto La tragica scomparsa di un eroe, la interpretazione di Rino Gaetano su Non te regge più oramai viene pacificamente portata su tanti giornali, addirittura pure su programmi di storia, quando lui fa il riferimento a Capocotta, all'auto blu, al sangue blu, alla morte di Wilma Montesi. C'è una ragazza che venne rinvenuta sulla spiaggia di appunto Capocotta, priva delle scarpe, del reggicalze e della gonna, e all'inizio non si sapeva chi erano i responsabili della morte di questa ragazza. Su un giornale satirico, Il Becco Giallo, esce una vicenda a Capocotta molto misteriosa come vignetta. Vi è un piccione che vola. Poi si scoprirà che i due illustrissimi imputati per la morte di Wilma Montesi, il piccione, Piero Piccioni, che era il figlio addirittura del vicepresidente del Consiglio e del ministro degli esteri dell'epoca, tra l'altro molto alleato, tra virgolette, con l'ambasciata americana e anche con la CIA, il padre politico, e poi il marchese Ugo Montagna. Quindi il riferimento all'auto blu e al sangue blu che Rino Gaetano instilla in Non te regge più è proprio un riferimento alla vicenda della morte di Wilma Montesi e i due illustri imputati. Amore blu, c'è anche da dire che Wilma Montesi si era innamorato di Ugo Montagna. Ugo Montagna, un nobile molto particolare, quindi sangue blu, che aveva collaborato con l'opera, cioè con una sorta di servizio segreto durante il ventennio mussoliniano. L'opera talmente segreto che pure la terminologia che lo contraddistingue, opera addirittura ai nostri giorni ancora non si è decifrata del tutto, e tutte ipotesi pure sulla decifrazione di queste quattro parole, opera, collabora con i servizi segreti inglesi e americani, il marchese Ugo Montagna. Lui dice pure, commendatori dal grasso ventre e diete politicizzate, e stupratori e ladri di Stato. E quindi praticamente con queste parole inserite in Un terreno che più, dice che la ragazza venne, come dire, abusata sessualmente, gli rubarono la vita, stupratori, i ladri di Stato, quindi gli rubarono la vita, e i commendatori dal grasso ventre, i magistrati e poliziotti che indagarono, si arricchirono, diete politicizzate, si ingrassarono, ecco perché dal grasso ventre, perché alla fine finì tutto in una bolla di sapone, secondo i magistrati morì per un pediluvio. Ma anche se fosse stato un ipotetico pediluvio, come spiegare che la ragazza che era priva di automobile, una ragazza molto modesta, viene rinvenuta cadavere a 40 km da casa, senza tra l'altro i reggicalze, senza le calze, senza la gonna, e quindi in realtà fu una dinamica della morte diversa. Morì nel corso di un festino, magari
anche una morte, tra virgolette, non legato alla volontà di assassini, quindi colposo e non doloso, ma sicuramente uno scandalo epocale, la portarono sulla spiaggia e lì la abbandonarono, che era già deceduta. E quindi vedete che Rino Gaetano recupera questa vicenda per rimarcare il verminaio che contraddistingueva il potere. Tra l'altro, questo scandalo portò all'arresto del questore, portò alle dimissioni del vicepresidente del Consiglio, addirittura Piero Piccioni era il delfino di De Gasperi e doveva prenderne, come dire, le redini del potere. Infatti De Gasperi morì l'anno dopo e quindi addirittura questa vicenda fu così importante, così scandalosa, perché il futuro presidente del Consiglio fu costretto alle dimissioni, ad allontanarsi dalla politica. Quello che è curioso è anche un ruolo, no, che ebbero i servizi segreti, perché il Partito Comunista cercò di cavalcare la protesta popolare contro questo malcostume del potere che si ammantava, no, di cristiano, di democrazia cristiana. Vi furono addirittura pure dei prelati del Vaticano implicati in questi festini, così come personale dell'ambasciata americana. E questo deputato Socciu fece una campagna moralistica. Perché dico morale e non moralistica? Perché poi venne sorpreso che frequentava case di tolleranza, insomma, con prostituti e prostitute, lui e la moglie. E quindi alla fine anche il Partito Comunista, che aveva scelto l'alfiere politico per combattere il malcostume democristiano, dovette andare avanti col freno a mano tirato, perché addirittura il deputato che più si era, come dire, esposto in questa chiave moralistica, in realtà aveva, come dire, queste frequentazioni con uomini e donne di case di tolleranza, quindi a pagamento. Questo vi lascio immaginare agli inizi degli anni 50 che portata scandalistica rappresentava. Mi fa effetto ancora adesso, c'era il testo prima, c'è proprio dove lui ripete due volte "ma chi me sente", perché lui in realtà nel raccontare queste cose sapeva di parlare in quel momento ai muri, nel senso di far incazzare il potere e che la gente comune in quell'epoca non avrebbe capito. Quindi è una velata critica, no? Mentre il popolo si gratta, non ha capito. Ecco, quindi in realtà era un ragazzo di 30 anni, sapeva che ci avrebbe rimesso la vita, lo sapeva. Di questo ovviamente ci sono pareri discordanti, ma facendo 2 più 2, usando il condizionale, è molto probabile che l'incidente sia stato provocato, addirittura predetto in una canzone, c'è tutto nelle nostre scorse puntate precedenti, ora non ci stiamo a ripetere, ma magari creiamo proprio anche la playlist dedicata a te, Bruno, in cui abbiamo raccontato le dinamiche dell'incidente, cioè nel senso nel corso di questi 2 anni siamo tornati più volte. Però una domanda al quale magari i più appassionati potranno rivedere tutto, le dinamiche dell'incidente, le cause, dove l'aveva previsto, dove ne aveva parlato, ma una cosa che a me colpisce sempre, di solito se qualcuno guarda questa puntata per la prima volta senza aver visto le altre, la classica domanda è: ma quindi Rino Gaetano come faceva a sapere tutte queste informazioni? E qua poi oramai la sorella e anche i parenti di Rino Gaetano più nulla possono dire, perché o fanno finta di non sapere o hanno paura di parlarne oppure non sanno. Però vedi, Gianluca, oramai è sceso un silenzio su quelle che sono le mie ricerche. Se all'inizio polemizzavano, oramai non è che non si può polemizzare, ma sono dati oggettivi. Cioè attorno a Rino Gaetano vi erano personaggi che facevano parte dei servizi segreti. Poi ci possiamo chiedere mille volte come mai, però sta di fatto che oggettivamente l'amico più caro di Rino Gaetano, primo solo rispetto a Mimì Messina, altro carissimo amico, e Franco Pontecorvi, l'amico più caro in assoluto era Enrico Carnevali. Enrico Carnevali è un agente segreto e lavorava all'ambasciata americana. Quello che è allarmante ed è agghiacciante è che anche lui muore per un incidente stradale sulla via Nomentana. Enrico Carnevali, che lavora all'ambasciata americana di Roma, Enrico Carnevali, che era inserito in ambienti della intelligence, era una delle fonti, forse la fonte principale, ma secondo me non l'unica, delle informazioni di Rino Gaetano.
Quindi Rino Gaetano ha come amico un personaggio di spicco dell'intelligence e lavora all'ambasciata americana. Abbiamo tante volte sottolineato che i fatti negativi che Rino Gaetano trasfonde nelle sue canzoni vedono come protagonista, come burattinaio, proprio la potenza sulle strisce americana. E guardate un po', l'amico fraterno del grande Rino Gaetano, fraterno senza implicazioni massoniche per Rino Gaetano, per Enrico sì, perché chi lavorava all'ambasciata americana era affiliato alla Colosseum, una loggia potentissima della massoneria statunitense. E dicevo, quindi Rino Gaetano aveva delle fonti di prima mano su fatti e fattacci della politica. Non solo, la compagna di Enrico Carnevali, che era anch'essa amica di Rino Gaetano, era addirittura la segretaria particolare degli ambasciatori americani che si succedevano a Roma, e quindi era a conoscenza di fatti incredibilmente importanti, i fatti più importanti al mondo, perché l'Italia all'epoca aveva una posizione geopolitica globale, fondamentale, era la nazione più importante del mondo, in quanto si trovava nel Mediterraneo, quindi si trovava proiettata verso le ricchissime terre del Medio Oriente, gli Stati Uniti, dove c'è energia subito raddrizzano le orecchie, ed era la nazione che confinava con i paesi dell'est, quindi la Jugoslavia di Tito, e da un punto di vista appunto strategico, geopolitico, geografico, di localizzazione, era in assoluto la nazione più importante. Quindi questa amica cara di Rino Gaetano, che accompagnava gli ambasciatori succedutisi a Roma negli anni 70, era l'attrice conoscitrice di segreti inenarrabili, quelli maggiori a livello globale. Mi permetto di dire pure che un'altra comparizione televisiva di Rino Gaetano legata a quegli ambienti, dove lui esordisce e gioca con un cane, il cane è un cocker, Carolina si chiamava quella cagnolina, ed è un cane che appartiene niente di meno ad una giornalista, ma non perché le giornaliste non possono avere un cane, ma quella giornalista, sapete chi è? È la figlia del medico personale di Licio Gelli, cioè quindi l'amica più cara, più stretta di Rino Gaetano è addirittura la figlia del medico personale di Licio Gelli. Utilizza il cane di Elisabetta Ponti e utilizza questo cane in una canzone, che poi è la Berta Filava, e quando canta sta benedetta canzone, Rino Gaetano, d'accordo con la regia, dà dei fotogrammi. In questi fotogrammi c'è Rino Gaetano fermo con un cartello ex voto. Sembra una cartellonistica senza senso, in realtà è un formidabile riferimento ad Eugenio Cefis, l'uomo più potente d'Italia assieme a Gelli e ad Andreotti, perché era un collezionista di ex voto. E Rino Gaetano ancora una volta, insomma, beffeggia e sbeffeggia tramite i mezzi di comunicazione i potenti dell'epoca. E quindi, come vedi, carissimo Gianluca, parlando di Rino Gaetano si parla della storia italiana e se ne parla con decine e decine di esempi. Un'altra cosa eclatante che a livello televisivo lui compie e lo fa in diretta: Rino Gaetano, utilizzando la diretta televisiva in un programma seguitissimo qual è Domenica In, condotto da Pippo Baudo, sfruttando appunto la diretta, quindi non lo possono censurare, parla del caso Sindona. Il fatto eclatante è che questo riferimento al caso Sindona Rino Gaetano lo compie un anno e mezzo prima circa della scoperta della lista della P2. E come viene scoperta questa lista di nomi importantissimi affiliati alla massoneria gelliana? Proprio grazie al caso Sindona. E il cantautore mostra di conoscere delle cose incredibili dell'Italia a lui contemporanea, evocando caso Sindona, che se però quando lui lo nomina sembra che faccia riferimento così ad una sorta di boutade, in realtà era il caso giudiziario mass mediatico più importante del dopoguerra italiano. E vedete quindi che Rino Gaetano dice cose incredibili. Tra l'altro quello che colpisce è proprio il coraggio di Rino Gaetano e in chi tra i 20 e i 30 anni viene a conoscenza
di un qualcosa, ha ancora quell'età per cui vuole cambiare il mondo, ci vuole provare, sa di lottare contro dei mulini a vento, ma non gliene frega niente. È anche quello spirito di chi sa di non poter vincere, ma si scaglia lo stesso in battaglia, perché non può fare altrimenti, è la sua natura. E la sua natura e il suo testamento spirituale è rappresentato da un album e anche da un singolo, Io ci sto, nel quale Rino Gaetano, senza mezzi termini, opponendosi ad un fenomeno che venne chiamato riflusso, dove tutti i colleghi cantautori e comunque gli ambienti artistici in genere, anche filmici, anche nei film, quindi anche nella letteratura, oltre che nella musica, gli autori quasi, come dire, si rifugiano nel privato. Rino Gaetano invece, io ci sto a combattere la mia guerra e la mia battaglia, le sue idealità, parlando di temi politici e di temi sociali. E io ci sto, rappresenta il suo testamento politico, anche perché dice senza mezzi termini in questo brano, mi dicono alla radio stati calmo, stati buono, eccetera, eccetera, fatti uomo, cioè cresci, non fare il bambino, non correre rischi, lui dice invece io ci sto a combattere questa mia battaglia. Perché parla di radio? L'abbiamo detto già in altre occasioni, non alla radio intesa come mezzo via etere, ma alla Radio Corporation of America, perché Rino Gaetano, come è noto, approda alla RCA, casa discografica con azionerato di minoranza del Vaticano e con azionerato di maggioranza degli Stati Uniti, è una casa discografica americana. Tra l'altro si fa fotografare nell'album con il New York Times, quindi scritto in lingua inglese, e nel rivolgersi al fotografo e quindi immortalare la cover dell'album in corsivo, quindi scritto in maniera più grande rispetto alle altre parole piccoline scritte in inglese, c'è la parola fight, combattere, e quindi questo dimostra ancora una volta i riferimenti agli ambienti americani che opprimono l'Italia e il suo intento di continuare appunto a combattere la sua guerra, chiaramente consapevole che è una battaglia rischiosa. E infatti in più occasioni Rino Gaetano, clamorosa, no? E meravigliosa pure quella locuzione dove dirà qualche anno prima, o meglio dove ha detto qualche anno prima, vedo già la mia salma portata a spalle da gente che bestemmia e ce l'ha con me. Perché Rino oramai è consapevole che ha detto troppe cose. Successivamente con l'album che dicevo io ci sto e sottolinea mi vogliono far star zitto, mi vogliono far star buono, ma io non voglio essere né zitto né buono. Ecco qua, esatto, bravi, qua se si ingrandisce la copertina del New York Times, comunque del giornale americano, vi è la parola fix scritta in corsivo che risalta ed è una dichiarazione di intenti. Vi è un giornalista come Michele Bovi, esperto, molto ben addentro agli ambienti discografici e alla RAI, che dice esplicitamente che nella RCA di Roma, così come per la verità nelle altre sedi sparse un po' in tutto il mondo dove la multinazionale discografica operava, vi erano agenti della CIA. E quindi quando Rino Gaetano dice mi dicono alla radio stati calmo, stati buono, sottolinea proprio questo, no? Che vi era un controllo, un condizionamento, quantomeno tentato sui testi e sicuramente attuato nei comportamenti nei confronti di chi stava alla RCA. Tra l'altro ritorniamo anche sul tema della massoneria, della P2 con Costanzo, con la canzone Mio fratello è figlio unico. Ecco, sì. Anche all'epoca. Sì. In che senso mio fratello è figlio unico? Scusatemi. Mio fratello e figlio unico è un messaggio. Indubbiamente Rino Gaetano, non abbiamo prova che era affiliato alla massoneria, e quindi io accetto quest'idea, una delle poche per la verità che posso accettare dalla sorella, perché per il resto poi la sorella di Rino Gaetano ha dimostrato di non sapere nulla, ma veramente nulla, di queste frequentazioni documentate che stanno attorno a Rino Gaetano. Mio fratello e figlio unico è un messaggio, no? I massoni tra loro si chiamano fratelli,
dicendo mio fratello è figlio unico, Rino Gaetano dice io non sono un fratello, perché sono figlio unico, non ho fratelli, e quindi una sorta di distacco da idealità e ideologie che magari all'inizio potevano anche averlo affascinato. Ingresso libero, prima di mio fratello e figlio unico, per esempio, vi è l'album che si intitola Ingresso libero, e quindi già in idea, no, di questa di ingresso libero, forse lui ha conosciuto qualcuno, qualcosa a livello di ambiente che fa capo alla massoneria, qualche consorteria massonica. Ma quello che è interessantissimo è che molti anni dopo la morte di Rino Gaetano, a parte quell'articolo sulla Stampa nella quale MC, presumibilmente Maurizio Costanzo, rapporta i testi di Rino Gaetano addirittura alla P2, in Utere che più in particolare, quindi è incredibile, il 3 giugno dell'81, morto Rino Gaetano, vi è questo MC che in maniera esplicita rapporta i testi gaetaniani alla P2 di Licio Gelli. Ma quello che è interessante è che qualche anno fa il gran maestro attuale ancora in carica, potentissimo, Stefano Bisi del Grande Oriente d'Italia, nel momento in cui viene nominato gran maestro, guardate un po' chi nomina, nomina Rino Gaetano, lo nomina in più di un'occasione, e per esortare i fratelli presenti, che sono persone che rappresentano il gota del potere italiano, là vi sono degli industriali ricchissimi, dei docenti universitari influenti, vi sono dei magistrati, vi sono persone insomma importantissime, ribadisco, il gota del potere, Stefano Bisi, che non fa nomi a caso, dice noi dobbiamo seguire una sorta di insegnamento, e qual è addirittura questo insegnamento? Quello di una canzone di Rino Gaetano, Nuoto a farfalla. Il concetto è questo, che se si nuota da soli uno rischia di andare giù, se si nuota assieme magari si arriva all'approdo, alla riva. E quindi vedete, addirittura per esortare persone già di per sé potentissime, Stefano Bisi nomina esplicitamente Rino Gaetano e il contenuto di una canzone inedita di Rino Gaetano, e questo dimostra una conoscenza approfondita di Stefano Bisi dell'artista e delle narrazioni dell'artista di Crotone. Quindi in questo caso abbiamo anche una sorta di eredità, siamo giunti a conoscere queste cose troppo tardi, ma se ha dato la vita una volta non dobbiamo permettere che possa essere ucciso di nuovo, con un volerlo ridicolizzare, passare per nonsense, sminuire, dargli tutta un'altra connotazione per alleggerire, almeno portare onore a quello che è stato il suo pensiero e a un ideale a cui ha deciso in maniera cosciente di dare la vita. Sì, sì, è vero. Tra l'altro, Gianluca, sai quali sono altre circostanze? Ma su Rino Gaetano potremmo fare mille trasmissioni, ma veramente mille trasmissioni. E che nel tentativo di normalizzare la figura di Rino Gaetano, e Stefano Bisi, dicevo, gran maestro del Grande Oriente d'Italia, è una persona molto preparata, molto intelligente, di Siena. Ebbene, qualche anno prima che Stefano Bisi evocasse Rino Gaetano all'Assemblea del Grande Oriente d'Italia, il Monte dei Paschi di Siena, per reclamizzarsi, usa una canzone di Rino Gaetano. Non solo. Chi scelse Rino Gaetano come colonna sonora di uno spot, peraltro bruttissimo, pare che l'abbia fatto Bellocchio, non lo so se l'ha fatto Bellocchio, ma se l'ha fatto, veramente ha fatto uno filmato bruttissimo, un ragazzo che tira una ragazza lì, dei fuochi artificiali, artificiali che non so veri, insomma uno spot bruttissimo nel Monte dei Paschi di Siena con la canzone di Rino Gaetano. E chi sceglie Rino Gaetano come colonna sonora, guardate un po', è l'amico stretto di Stefano Bisi, David Rossi, come sapete morto misteriosamente cadendo insomma dal piano rialzato del Monte dei Paschi di Siena. Quindi il cantautore che sfotte gli ambienti di potere, quindi la massoneria deviata,
l'autore che addirittura la cui morte fu oggetto di un'interrogazione parlamentare di un senatore di Crolavanza che aveva 90 anni, l'autore che nomina il caso Sindona, che sfotta insomma i poteri dell'occhio nel triangolo, viene scelto per la pubblicità del Monte dei Paschi di Siena, cioè l'istituto infarcito di fratelli, e che poi di lì a poco andrà incontro ad uno scandalo epocale che è costato migliaia e migliaia di miliardi a tutti noi, no? Come sapete, vi fu un ammanco mostruoso di migliaia di miliardi, poi risanato a spese di tutti noi cittadini, grazie a Ciampi, a grandi fratelli che si annidavano nei gangli vitali della Repubblica Italiana. Anche il caso David Rossi è emblematico, il fatto che l'abbia scelto lui. Sì, ecco, David Rossi scelse Rino Gaetano come... Chissà, forse era una scelta che David Rossi, che stava andando in urto, tanto è vero che poi è morto, vabbè, diciamo anche suicidato o è stato ucciso. L'hanno suicidato. Forse apposta scelse Rino Gaetano. Quella fu una scelta di rottura di David Rossi, perché forse comincia ad avere dei rimorsi e comincia a pensare che le porcherie finanziarie che poi porteranno a migliaia e migliaia di miliardi di ammanco alla banca più antica del mondo, serviva insomma a mettere quasi come contrappasso, come contraltare, il coraggiosissimo Rino Gaetano. I giorni che precedono, leggendo in realtà gli approfondimenti che sono stati fatti, i giorni che precedono quel lancio di schiena dalla finestra, che è molto strano, la caduta di David Rossi, secondo i filmati che sono disponibili e che tutti possono visionare, ma i giorni precedenti c'era una volontà via mail di parlare, di raccontare, dicendo sì, basta, sì, adesso racconto. Sì. Sì. Anche lì. I computer non vengono registrati, non vengono, dico, scusa, sequestrati. E mani misteriose la notte stessa, approfittando del mancato sequestro e della libertà di uso dei computer, li utilizza e li confonde insomma i dati. La magistratura di Siena fece delle cose sconvolgenti: non sequestra i computer e li porta magari in uffici sicuri da mani terze, non sequestra i bigliettini che avrebbe scritto David Rossi, non sequestra dei fazzolettini dove pare lui si sia ferito, non sequestra i filmati della caduta di zone adiacenti alla caduta stessa, e quindi alcuni presumibilmente sono stati manipolati o comunque sono stati cancellati o comunque sono stati, come dire, modificati. Quindi veramente un'indagine molto, molto, molto lacunosa. A tal proposito, io ci tengo a dire questo. Laddove questa intervista o le altre interviste o comunque abbiano contribuito a farvi scoprire un ragazzo, un eroe dell'epoca recente italiana, per rendere omaggio, alle volte anche solo riascoltare le canzoni, evitare che finiscano nel dimenticatoio o peggio ancora, perché più dell'oblio c'è chi vuole manometterlo, ne abbiamo parlato, poi ascoltatelo, fatelo sentire. Io stesso del programma televisivo che finora continuo a presiedere, la sigla è una canzone di Rino Gaetano. Nei giorni scorsi, ovviamente, l'utente televisivo medio è rimasto colpito dalla morte di Maurizio Costanzo, poiché per molti quella scatola ha rappresentato una sorta di babysitter, una sorta di finestra sul mondo e un'unica fonte incontestabile di informazioni. Quindi a tutte le persone che magari scrivevano alla trasmissione televisiva dicendo hai visto Maurizio Costanzo, sono dispiaciutissimo, dice allora dai tutti insieme ricordiamolo con una canzone di Rino Gaetano. Ecco, quindi in questo modo cerchiamo di portare avanti l'idea, la bandiera di Rino Gaetano, perché ci sarebbe tanto bisogno di molti Rino Gaetano ai giorni nostri, e magari a Rino Gaetano sarebbe piaciuto avere tante persone che invece solo nel 2023 hanno capito e gli avrebbero fatto in qualche modo, dato manforte, perché provate a pensare questi ultimi 3 anni quanto sono stati duri e abbiamo condiviso un qualcosa. Provate adesso
a stare sotto le luci della ribalta e non potevi confidare con nessuno, perché nessuno vede quel che voi vedete. Quindi quantomeno questi 3 anni hanno fatto vedere a tutti una sorta di realtà. Pensate anche alla solitudine di questo ragazzo che a una certa ha anche deciso a fare, allora se questo è il mondo, io posso anche fermarmi qua, ma non lo farò. Non a caso Gianluca, proprio nel suo testamento spirituale, nel suo ultimo brano, e io ci sto, purtroppo, bisogna dirlo, è struggente, Rino Gaetano dice, mi guardo attorno e sono solo. Cioè, rispetto alle esortazioni che riceve nella casa discografica, stati calmi, stato buono, e lui dice, io combatto la mia battaglia, voglio continuare a portarla avanti, dice anche, mi guardo attorno e sono solo. La stessa solitudine che combattiamo anche noi ogni giorno, dando contenuti sui 2 canali televisivi, facciamo finta che è Gianluca Lamberti. Voglio chiudere con questa immagine che la regia ci manda per guardare quello sguardo, perché è lì che secondo me si nasconde il coraggio, si nasconde la solitudine, la consapevolezza di far qualcosa e non si sa neanche se lui non ha certezza che questa cosa, probabilmente è sconsolato perché pensa che quello che fa non verrà capito, e a suo modo ha ricevuto una sorta di giustizia, un po' il karma, a distanza di 40 anni, in qualche modo contribuiamo anche noi, anch'io, anche voi che guardate questa trasmissione, a portare avanti una visione, un'idea, un ideale e una versione dei fatti che per qualcuno può essere in qualche modo amara, per qualcun altro contestabile, discutibile, ma è la nostra e noi in ogni caso la porteremo avanti. Vi invito a guardare le puntate precedenti con Bruno. Bruno, se ci vuoi consigliare qualche canzone, perché poi magari uno può anche farsi una playlist, 2 o 3 canzoni che anche tu magari in qualche momento metti lì e ti ascolti, di Rino Gaetano su tutti, quali possono essere? La Berta Filava è notevole, e poi una canzone poco conosciuta, Standard. In Standard Rino Gaetano fa dei nomi e individua 3 nomi, anche se poi non li nomina, e poi Nel letto di Lucia. Queste sono canzoni. Standard e Nel letto di Lucia sono un binomio formidabile, perché in Standard fa i nomi e focalizza l'aspetto su 3 nomi particolari. Nel letto di Lucia, una volta che è stata censurata Standard, non fa dei nomi, però li individua in maniera incredibile. Quindi la Berta Filava, Standard e Nel letto di Lucia. Oltre alle famosissime Gianna, Non te regge più, e soprattutto Il cielo è sempre più blu, che è stato anche la canzone in cui con un certo sadismo hanno scelto di far interpretare a una marea di cantanti, interpreti italiani, proprio per celebrare il lockdown. Quindi guardate quanto in realtà ci sia sadismo in chi prende Il cielo è sempre più blu e lo mette a che cosa? A celebrare il lockdown a tutti gli artisti cantanti italiani riuniti? Ben venga quella scelta, ma che ne possa in qualche modo fluire e arrivare anche ai giovani quelle melodie, possa aver in qualche modo fatto scoccare una scintilla, una voglia di andare a approfondire, ad ascoltare le altre canzoni, a capire realmente chi è stato. Bruno, ci vuoi raccontare anche i tuoi libri, per chi volesse recuperarli, leggerli? Sì, allora, l'ultimo è Segreti e misteri sulla morte di Rino Gaetano, è il libro che fa da compendio. Il secondo, devo dire, sta avendo tuttora grandi riscontri, Chi ha ucciso Rino Gaetano, e poi il primo, Rino Gaetano, la tragica scomparsa di un eroe, però molto molto difficile trovarlo. Gli altri invece su Amazon, ribadisco, Chi ha ucciso Rino Gaetano, il secondo, e Segreti e misteri sulla morte di Rino Gaetano, i collegamenti con Mino Pecorelli e Pasolini, che qua pure potevamo aprire un altro capitolo, no, sui rapporti tra Rino Gaetano, Pasolini e Pecorelli, si trovano entrambi, dicevo, su Amazon, e anche ordinabili nelle librerie, perché è bello ordinare i libri nelle librerie. A tal proposito ci sono anche gli shorts sui 2 canali, ce n'è uno anche su una figura contemporanea, Rino Gaetano, che era
quella in qualche modo di Troisi, che anche lì ho pubblicato una bella intervista provocatoria da Pippo Baudo in cui raccontava di Andreotti, del figlio di Andreotti, che avrebbe voluto essere figlio di Andreotti. Andate a recuperare anche lo shorts, perché ci voleva anche coraggio in quello. E insieme a Rino Troisi criticò aspramente anche Sanremo stesso, portando un monologo che gli veniva cassato e cambiato tutte le volte, al punto che si è stufato e non l'ha più fatto. E in un'intervista ha raccontato: io volevo fare quello, ho detto promuovi il film e non toccare quello, parlare di quello, parlare di quello, parlare di quell'altro, non parlo di niente, faccio prima, grazie, ciao. Quindi in realtà anche Troisi ha un grande coraggio. Quanto ci mancano questi artisti. Quindi grazie di cuore, Bruno Mautone, per essere stato di nuovo con noi. Grazie a voi. Grazie a te, grazie alle spettatrici e agli spettatori. Recuperiamo anche i video vecchi, promo, sigla, appuntamento alla prossima. Grazie. Come scrisse George Orwell, chi controlla il passato controlla il futuro. Chi controlla il presente controlla il passato. Facciamo finta che è il canale YouTube ideato e diretto da Gianluca Lamberti. Sono 4 i nuovi video ogni settimana. Il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica. Alle 21.30. In diretta. Sostienici abbonandoti o facendo una donazione per far crescere il progetto e sostenere la libera informazione. Facciamo finta che è presente su ogni social. A te basterà seguirci.